Ben ritrovati dal TG della Comunità di Primiero. In questo appuntamento vi proporremo delle immagini davvero uniche con la neve a Passorolle che ha toccato i 2 metri di altezza. E poi andremo in volo in parapendio sulle pale di San Martino con il gruppo Homo Volans Primiero. In primo piano nel nostro TG le novità che riguardano i finanziamenti agli eventi 2014, la rassegna Primiero Teatro, e in apertura incontriamo l'assessore della Comunità di Primiero Giovanni Battista Fontana per fare il punto su cooperazione, agricoltura ed economia locale. Eccolo, ai nostri microfoni. È tempo dei bilanci. Come assessorato alla comunità, le cose non sono facili. Il lavoro, come da tutte le parti, è un po' in crisi. Dobbiamo lavorare e cercare di mettere insieme quelle opportunità che ci sono concesse. Come Primiero abbiamo ballo, come ben si sa, il programma di San Martino. San Martino deve essere, secondo me, portato a termine, a compimento. Non è facile, ma non abbiamo scelte se vogliamo salvare la zona. Chiaramente non è solo il treno o il trenino, come si vuole chiamare, ci sono anche altre attività o comunque economia da fare. Mi riferisco, non so, alla foresta, al cippato, tutte cose che il nostro territorio ha. Sul discorso agricoltura posso dire che siamo a buon punto con la struttura del macello. Anche lì si pensa che nel corso del 2014 possa essere concluso l'iter e comunque si possa avere l'apertura del macello. Per quel che riguarda l'agricoltura in genere, come caseificio posso dire, essendo anche presidente del caseificio, che il caseificio va bene. 2013 è stato un anno molto buono, direi. Abbiamo recuperato quote di mercato qui e anche fuori zona. Per quel che riguarda invece il discorso delle aziende, penso che possa esserci qualche punto debole, però se ci crediamo un po' tutti dobbiamo risolvere i problemi che abbiamo e andare avanti. Invece auspico che la provincia, proprio in questi periodi, sta delineando le linee guida per il nuovo PSR. Qualche indicazione è stata anche data e spero che venga messa in essere, in modo che sia sul discorso recupero ambientale in fondovalle che nel discorso malghe, ma non mi riferisco tanto alle strutture delle malghe, bensì ai pascoli e ai capivoli, che sono un attimino in degrado. Penso che su questo, come dicevo prima, il PSR ci possa dare una mano. Sulla valorizzazione dei prodotti tipici stiamo lavorando da qualche anno. Posso dire che, come accennavo prima, qualche soddisfazione l'abbiamo avuta. Non dobbiamo star fermi perché il mondo va avanti. Stiamo lavorando anche con altre associazioni e con altre, come posso dire, con altri enti. Mi riferisco all'APT, mi riferisco al Slow Food, mi riferisco a Strada dei Formaggi. Per chiudere sul discorso prospettive, mi auguro che finalmente si possa trovare o vengono trovate le soluzioni all'annoso problema del biogas, un problema che come mondo contadino lo sentiamo. Non è di facile soluzione, come dico, però anche lì, se ci crediamo un po' tutti e vogliamo risolvere il problema, insieme a tutti lo dobbiamo risolvere. Ed ora tutte le novità che riguardano i finanziamenti agli eventi 2014 sul territorio della comunità. Per l'anno 2014 la Comunità di Valle erogherà i finanziamenti per gli eventi turistici, sportivi, culturali in via autonoma rispetto alle amministrazioni comunali. I criteri di valutazione delle proposte rispecchiano quelli seguiti negli anni scorsi. Potranno infatti accedere a finanziamento le iniziative che coinvolgono più realtà presenti sul territorio e prevedono la collaborazione tra varie associazioni o gruppi non formalizzati, realizzano molteplici attività e promuovono tematiche che hanno ricadute sul territorio,
coinvolgono più spazi in ottica sovracomunale e promuovono l'intero territorio, si inseriscono in vari periodi, hanno un basso impatto ambientale in linea con Greenway Primiero. Le richieste di finanziamento dovranno pervenire all'ufficio ragioneria della comunità di Primiero entro e non oltre il 15 febbraio 2014. Per chiarimenti e informazioni è sufficiente rivolgersi al referente della cultura della comunità di Valle al numero di telefono 0439 64 641, email memo@primiero.tn.it. C'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 20 febbraio per partecipare al concorso per l'assunzione di un assistente sociale presso la comunità di Primiero. Si tratta di un bando di concorso per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente sociale, categoria di livello base, prima posizione retributiva. Ai fini dell'assunzione è necessaria l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali. Ogni informazione relativa al concorso pubblico potrà essere richiesta all'ufficio personale della comunità di Primiero tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, oppure consultando il sito della comunità www.primiero.tn.it. Ed ora andiamo in scena con la rassegna Primiero Teatro 2014. Questa rassegna Primiero Teatro 2014 è la 19ª edizione. È un appuntamento ormai consolidato che tutto il Primiero aspetta, almeno per gli appassionati di teatro. E le novità di quest'anno sono che abbiamo qualche compagnia nuova, mai vista in Primiero, fra le altre il Teatro Instabile di Meano, che ci presenta un lavoro che ha ottenuto il miglior premio il Palcoscenico Trentino 2012, quindi una bella commedia da vedere senz'altro. Altra novità che proponiamo anche quest'anno è una compagnia del Bellunese che ci presenta il dialetto bellunese, molto bello da sentire per i nostri valigiani. E per il resto stiamo sul tradizionale, ovvero sia proponiamo commedie brillanti, comiche, perché la gente, abbiamo visto, ha voglia di ridere in questi tempi un po' tristi. La compagnia Il Ferral, che io rappresento come presidente, va in scena all'ultima serata, che è prevista il 3 maggio, con la nuova commedia che è in lavorazione. Si tratta della commedia numero 16 prodotta dal Ferral in 25 anni di attività. Insomma, anche questi sono numeri che vanno detti. Prima della nostra uscita finale ci saranno 6 commedie, tutte concentrate nei prossimi 2 mesi. Quindi a partire dal 1 febbraio fino al 5 di marzo avremo 6 serate dedicate alle altre compagnie ospiti. Vi aspettiamo tutti al Teatro di Pieve, sede unica della nostra rassegna, a partire dal 1 febbraio e fino al 5 di aprile. Per maggiori delucidazioni andate sul sito elferral.com. Ed ora, come preannunciato, una splendida cartolina di Passo Rolle con la neve che ha raggiunto i 2 metri nelle belle immagini di Lorenzo Gubert. Oltre 2 metri di neve scattano le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza e Primiero a Passo Rolle. Dopo le abbondanti nevicate di questi giorni, il vento ha infatti creato delle creste di neve che incombevano sulla strada e dovevano essere rimosse al più presto. Con l'ausilio della piattaforma del corpo del consorzio di Primiero, i vigili di San Martino di Castrozza hanno quindi rimosso tutta la neve sporgente sui tetti della zona. L'albergo Passo Rolle è stato costruito negli anni 30 dalla famiglia Segat di Siror. Antonio Segat costruì anche la chiesetta del Passo come ex voto per essere stato uno dei pochi soldati tornati a casa dalla campagna di Russia nella Seconda Guerra Mondiale. L'albergo negli anni 90 è stato venduto ed ora si trova purtroppo in stato di abbandono, un vero e proprio pezzo di storia per la comunità di Primiero. È davvero tutto, vi lasciamo con la copertina finale dedicata al gruppo Homo Volans Primiero che conosceremo nelle prossime edizioni. Vi regaliamo queste splendide immagini sulle pale di San Martino. A voi tutti gli auguri di una buona settimana, ci rivediamo tra 15 giorni.
survival. No one if you with me to see this operation sick me. Them suit not fit me to win election. Them trick with them, them don't do nothing at all. Come on, let's face it, I get our education's basic, and most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic with the extra magazine in a them back pocket, and a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glock said them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them a run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out a rounds a broke back ratchet. Subside, north side. East coast, west coast. Yo. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all.